Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di diverse notizie, ma soprattutto parleremo anche della prima amichevole della pre-season del Milan Pro Sesto, appena finita 6-0. Però la notizia più importante è quella di un possibile doppio colpo che danno per fatto dalla Spagna. Ovviamente attendiamo però notizie clamorose che vi andrò a dire in questo video. Mi raccomando, raga, un like di supporto per sostenermi e per crescere. Iscrivetevi, l'obiettivo è di arrivare presto a 5.000 iscritti, conto su di voi, con campanella attiva per restare aggiornati. Mi raccomando, condividete per far crescere il canale e se volete, in descrizione trovate l'Instagram e TikTok per crescere anche su questi social. Per maglie come queste, del Milan ma anche di altre squadre, trovate il sito nella prima riga in descrizione di www.magliago.com, un sito molto affidabile, trovate maglie a prezzi molto bassi, approfittatene, con il codice LAVOZ avrete il 15% di sconto. Detto questo, partiamo subito con il nostro video. Allora, innanzitutto volevo dirvi che stamattina è arrivato Ballo Touré a Milano, quindi praticamente dopo Maignan, dopo Tomori, che è stato riscattato, dopo Tonali, dopo Giroud, il quinto acquisto è Ballo Touré. Ancora adesso sta svolgendo le visite mediche, aspettiamo novità, io sto registrando questo video alle 7. Stamattina avevo un po' paura perché dicevano che le visite mediche erano saltate e ancora la trattativa doveva essere ancora chiusa per limare i dettagli. Però alla fine, sto pomeriggio, l'allarme è rientrato, quindi Ballo Touré sarà il nostro vice Theo Hernandez, quindi quinto acquisto di questa campagna. Il sesto invece sarà Brahim Diaz, già lo sapete, Brahim Diaz è arrivato questa mattina a Milanello per ritrovare i suoi compagni che già l'anno scorso comunque aveva conosciuto, rimarrà un altro anno a Milan con una formula diversa, già ve l'ho detto. Questo è un altro acquisto molto molto importante perché Brahim Diaz sarà di sicuro un giocatore che ci servirà tantissimo nella stagione, potrebbe essere addirittura anche il trequarti titolare, anche se il Milan ha già detto che comprerà un altro ipotetico trequartista titolare, anche se Brahim Diaz ha dimostrato di essere un giocatore veramente interessante, tecnico e con molta qualità. Quindi il sesto acquisto sarà lui. Prima parlavamo di Theo Hernandez. Ragazzi, ieri è arrivata una notizia un po', diciamo, che mi fa paura, perché lo sapete, il PSG è la potenza più forte nel calcio mondiale in questo momento. E se il PSG vuole un giocatore, è disposto a sborsare tantissimi soldi. E il PSG, dopo aver preso Hakimi dall'Inter, vuole prendere anche Theo Hernandez dal nostro Milan. Ovviamente Theo vuole rimanere, la sua volontà è chiara, però è ovvio, se gli offrono magari uno stipendio gigantesco e al Milan offrono 80 milioni, allora il Milan ci pensa. Però per ora l'offerta si aggira intorno ai 40-50 milioni, anche se il PSG e molti giornali dicono che potrebbe alzare, quindi attenzione. Quindi magari ragazzi, questo Ballo Touré è stato preso anche per sostituire Theo Hernandez nel caso parte e per fare un colpo low cost, perché comunque Ballo Touré è un giocatore molto interessante. Ha giocato molto bene in Ligue 1 con Monaco, che è arrivato quarto, un giocatore di spinta, di tecnica, che può crescere tantissimo. Ovvio, io spero che Theo Hernandez rimanga con Ballo Touré da vice, questa qua sarebbe la soluzione perfetta. Però nel caso iniziamo a spaventarci un pochino, anche se ovviamente per ora sono soltanto voci. Parliamo di un altro giocatore che abbiamo in casa, Frank Kessié. Anche qua novità importanti e positive. Dopo aver rinnovato Calabria, che scade, o comunque che scadeva quest'anno, la fine di quest'anno, il Milan vuole rinnovare anche Frank Kessié perché è un giocatore fondamentale, il giocatore migliore della scorsa stagione del Milan e molte squadre lo vogliono. All'inizio Kessié aveva detto di no perché l'ingaggio offerto era troppo basso, però il Milan sembra essere convinto a soddisfare le richieste del giocatore ivoriano. Quindi stiamo tranquilli, anche Kessié rinnoverà. Potrebbe essere un contratto da 6 milioni di euro più bonus. Questa qua è l'offerta del Milan, anche perché Kessié, ragazzi, l'abbiamo visto l'anno scorso, giocatore imprescindibile, secondo me nella top 10 dei centrocampisti in Europa, senza dubbio. Poi ragazzi, parliamo un po' di Milan Pro Sesto. Dicevo, prima amichevole stagionale per il nostro Milan. Allora, i gol sono stati segnati da Bennacer, Castiglieco, Leao, Povega,
E doppietta di Kerkez, terzino sinistro ungherese che gioca nella primavera. È finita appunto Milan Prosesto 6-0. Amichevole che ci dà molti spunti, innanzitutto che il Milan è carico, è in una buona condizione, ovviamente è soltanto un amichevole con una squadra di Serie C, però comunque il Milan ha dimostrato di aver voglia di comunque allenarsi, aver voglia di far bene, fin da subito con entusiasmo, facendo giocare tutti. Per capire al meglio quale deve essere la squadra, quali devono essere i moduli, i tatticismi e chi dover eliminare e chi dover scartare dalla rosa per l'anno prossimo. Hanno giocato Colombo, hanno giocato Conti, ha giocato Pobega che ha fatto anche gol, ha giocato Kerkez, appunto, questo terzino sinistro molto interessante che ha preso Maldini a gennaio dell'anno scorso, vi ricorderete, doveva fare il Vigito Hernandez, però alla fine diciamo che questo giocatore si è dimostrato ancora un po' acerbo, però per il futuro può essere veramente una soluzione utilissima. Quindi questa prima amichevole si è conclusa 6-0. La prossima dovrebbe essere un'amichevole con il Real Madrid. Non sappiamo ancora la data, forse prima ce n'è un'altra che non ricordo, però mi ricordo sicuramente che il Milan farà un'amichevole quest'estate con il Real Madrid. Quindi lì vedremo comunque la preparazione, vedremo il Milan che si scontrerà con una potenza europea, con giocatori internazionali, anche se soltanto un'amichevole, però ci darà ottimi spunti. Nel frattempo comunque questo 6-0 ci dà entusiasmo, ci dà felicità e ci fa iniziare al meglio la stagione. Speriamo di capire i giocatori che ci serviranno, i giocatori da eliminare, i giocatori da vendere e soprattutto su che modulo puntare, anche se io rimango dell'idea che il modulo perfetto è il 4-2-3-1 che ci ha contraddistinto nella scorsa stagione, ragazzi. Questo penso io. Ora, ragazzi, arriviamo alla notizia del video, quindi questo doppio colpo che danno per fatto addirittura dalla Spagna. Allora, stiamo calmi. Non è ancora fatto niente, però molti giornali spagnoli dicono che questi calciatori sono molto vicini al Milan. Ancora una volta, ragazzi, parliamo di trequartiste, parliamo di Luis Alberto. Ormai ve lo dico sempre, il Milan ha bisogno di un trequartista, molti nomi, ogni giorno cambiano le notizie, oggi Luis Alberto. Dicono che Luis Alberto è molto vicino al Milan, anche in realtà dall'Italia lo dicevano qualche giorno fa in qualche giornale romano che parlava di Lazio. Ancora è molto presto per dirlo. Quel che è certo è che Luis Alberto, allora, ieri si è allenato con la Lazio con un sorriso, però ancora la rottura non è stata chiarita del tutto. Nel senso che Sarri sì, vuole utilizzarlo, però Luis Alberto non si sente al centro del progetto perché Sarri lo utilizzerebbe come mezzala di sinistra e lui preferirebbe giocare da trequartista come protagonista perché si sente al meglio. E soprattutto, diciamo che lo Tito e alcuni compagni non gradiscono alcuni comportamenti di Luis Alberto e a sua volta il giocatore non gradisce i comportamenti che hanno, diciamo, nei confronti della sua persona. E il Milan vuole approfittarne, molte squadre vogliono approfittarne, la Lazio chiede almeno 40 milioni di euro, l'ingaggio non è neanche tanto alto, il Milan questi soldi vuole spenderli, il Milan ha speso 60 milioni di euro, comprerà ancora una punta che potrebbe essere Caio Jorge, giovane, e manca il trequartista e forse, se vendiamo qualcuno, un esterno destro molto forte. Questi qua saranno gli acquisti, ragazzi, per il Milan. E dipende sempre dalle cessioni, poi, perché se vendiamo Romagnoli allora arriverà un altro difensore, se vendiamo Vega arriverà un altro centrocampista, però per ora gli obiettivi sono Caio Jorge, la punta e il trequartista. E danno per fatto Luis Alberto al Milan. Sinceramente io lo spero, perché tra i profili che abbiamo fatto i nomi, quelli che preferisco sono Luis Alberto, Damsgaard e Ziyech, che sono i profili che preferisco. Per età, per caratteristiche, per esperienza in Serie A, per voglia di vincere, sono quelli che mi convincono di più e anche per condizione fisica. Quindi spero che questa notizia sia vera. Quindi notizia clamorosa, danno dalla Spagna per fatto Luis Alberto al Milan. Però stiamo calmi e attendiamo. Altra notizia che sinceramente non mi fa impazzire è quella che dice che appunto anche Jovic è molto vicino al Milan. Prima cosa non ci credo perché ormai da 2 anni che Jovic è vicino al Milan. Dalla scorsa quarantena, dalla prima quarantena, ragazzi, quando si diceva che Ragnik veniva al Milan. Sinceramente a me Jovic non piace, non mi convince, non lo trovo un appunto interessante. Va bene, è giovane, però da quando è andato via l'Eintracht Francoforte è molto acerbo, non è messo bene in condizione fisica, non mi fa impazzire come giocatore. Quindi, sinceramente, spero che questa notizia non sia vera, a differenza di quella di Luis Alberto. Niente raga, per questo video è tutto, tante notizie anche oggi riguardo appunto a questo doppio colpo della Spagna, Luis Alberto e Jovic, spero di sì per Luis Alberto e spero di no per Jovic, riguardo appunto a Brahim Diaz, un altro acquisto, riguardo a Ballo Touré, la partita con Mbappé
il processo un amichevole 6-0. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, mi raccomando, un like, iscrivetevi al canale per arrivare presto a 5.000 iscritti, conto su di voi, attivate la campanella per essere aggiornati, mi raccomando, condividete e mi raccomando, per maglie come queste trovate il sito www.magliago.com, avete sconto del 15% se mettete il codice LAVOS, maglie di tutti i tipi, del Milan, di tutti i club nazionali storiche, mi raccomando, acquistate. Detto questo, noi ci vediamo domani con un prossimo video, sempre Forza Milan, bella!